Buongiorno a tutti. Sì, è stato rinnovato il protocollo d'intesa tra INAIL Sicilia, Sistema Impresa Sicilia e Emiten Sicilia. Diciamo, le parti hanno rinnovato questo protocollo che prevede lo sviluppo della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e prevederà anche la realizzazione di alcune attività e progetti che sono volti alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali. E la sinergia delle parti, quindi INAIL, Sistema Impresa Sicilia ed Epiten Sicilia, diventa ancora più fattiva per quello che riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi, come ente bilaterale, di cui io mi onoro, diciamo, ho l'onore di presiedere, tra tutti i servizi erogati, l'attività, diciamo, di sensibilizzazione, formazione, informazione alle aziende e quindi ai lavoratori è uno di quei servizi che eroghiamo, che sono previsti nello statuto e che eroghiamo. I servizi che eroghiamo come ente bilaterale, sono la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riguarda uno dei servizi, quindi anche la formazione, l'informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, piani di welfare aziendale, che appunto prevedono un maggiore clima aziendale all'interno del comparto aziendale. Quindi l'ente bilaterale riscuote contributi bilaterali per conto dell'azienda avendo una convenzione con l'INPS e poi eroga all'azienda, diciamo, alcuni di questi servizi che vi ho appena menzionato.